Buongiorno a tutti, benvenuti al nuovo dialogo della serie Unbuilt, serie che abbiamo pensato di organizzare in collaborazione con MADEXPO, che avrà luogo dal 15 al 18 novembre prossimo 2023, per trattare un argomento che normalmente nell'ambito dell'architettura è abbastanza delicato, proprio il discorso legato a tutto ciò che viene progettato e poi non realizzato per diversi motivi. Abbiamo selezionato con la curatela di Luca Molinari 20 studi italiani ai quali interessa. Abbiamo chiesto di presentare un progetto che poi verrà rappresentato sia all'interno di platform, un numero speciale che verrà realizzato appunto in concomitanza di MADE, ma soprattutto anche una piccola mostra all'interno di progetti. Ma al di là del progetto in sé, quello che ci interessa è di trattare il tema e il punto di vista degli studi proprio su questo argomento. Quest'oggi abbiamo uno studio che insomma seguiamo da moltissimo tempo perché è sicuramente una delle realtà architettoniche più importanti del nostro paese, e quindi chiamo e do il benvenuto a Filippo Pagliani e Michele Rossi, che sono partner e founder di Parco Associati. Buongiorno, buongiorno Buongiorno, ciao entrambi. Simone. Bene, allora, come ho detto nell'introduzione, c'è un tema spinoso che riguarda il mondo dell'architettura tout court, ma che in Italia assume a volte degli aspetti, insomma, particolarmente dolorosi, che è quello appunto del mondo dei concorsi e di tutta una serie di progettazioni che poi non vanno a buon fine. Intanto vi ringrazio per aver accolto questo invito perché non è scontato che si voglia parlare di questi temi, no? Perché un progetto che o non è arrivato, diciamo, prima a un concorso, o è arrivato prima a un concorso e comunque non è stato realizzato, perché c'è anche questa, non è la prima volta, ecco, che succede questo, è un tema abbastanza così, è un po' un nervo scoperto, no? Da toccare, e non tutti si vogliono cimentare e misurare con questo argomento. Quindi voi che siete uno studio importante di riferimento per molte cose e che avete partecipato a molti concorsi. Vorrei proprio sentire la vostra opinione su questa problematica, quantomeno su come affrontare e come digerire, ecco, più che altro queste situazioni. Filippo o Michele, Inizio io. iniziate. Ma allora, guarda, brevemente, senza togliere spazio magari al racconto specifico. Noi è da quando abbiamo iniziato la nostra, diciamo, carriera come park, che abbiamo impostato il discorso legato ai concorsi in modo molto serio e anche massiccio, nel senso che per noi è sempre stata una piattaforma di ricerca, di stimoli e un modo per andare avanti e per far sempre qualcosa, trovare dei nuovi modi di esprimersi. E quello che dici tu è vero, cioè purtroppo la tendenza poi a pensare sempre che è un po' anche la cosa affascinante del concorso, che tutte le volte che fai un concorso, se ci credi veramente, pensi sempre che il tuo progetto sia inevitabilmente il migliore. E questo non avviene per la maggior parte delle volte, perché se decidi di fare i concorsi, devi essere altrettanto, nello stesso modo, pronto ad accettare la sfida e quindi anche il fatto di non vincere. Spesso ci domandiamo quali possono essere le cause di una perdita, anzi questo è il tema principale, diciamo, di proprio dell'unbuilt, cioè riuscire a guardarsi dentro ed essere onesti con se stessi e cercare di capire quali possono essere le cause. Può succedere che le cause le andiamo a ritrovare da elementi esterni e speriamo sempre di meno che questo sia, no, sia. Ma la causa, se la causa è te stesso, allora è meglio lavorare su se stessi e fare sempre di meglio la volta dopo. E il nostro spirito direi che è un po' questo. E
è inutile poi dare le colpe o pensare che dietro o creare delle dietrologie a delle situazioni mancate. Molto spesso facciamo poi un po' un'analisi e questa ci deve servire per crescere la volta dopo. E credo che questo progetto rappresenti un po' questo un passaggio importante che lo studio ha fatto all'interno del, diciamo, del ciclo dei progetti di opere pubbliche, che poi da questo ha dato vita a, abbiamo imparato forse tante un po' di lezioni, ed effettivamente dopo questo progetto sono nati nuovi progetti da concorso sulla base forse di un'esperienza che riteniamo sia stata dolorosa, sì, perché come diceva prima Michele è stata forse una delle volte in cui ci siamo rimasti peggio, quando dici ci rimani sotto, però ci siamo risollevati ed è andato tutto bene, insomma, crediamo. So cosa ne pensa Michele, ma siamo sempre d'accordo su questi temi psicologici delicati. No, ma questo assolutamente, anzi, chapeau che insomma ne parlate, perché veramente non è da tutti, non, soprattutto gli studi esteri, perché poi abbiamo selezionato anche loro, anche se non gli abbiamo chiesto di fare un racconto così come stiamo facendo noi, c'è un po' di ritrosia, ecco, no? Perché viene vissuta come un fallimento. Personalmente era una variabile che non avevo considerato e nemmeno con Luca l'avevamo considerata, perché riteniamo che il fallimento faccia parte della vita professionale di tutti, no? E quindi poi ci sono fallimenti e fallimenti, nel senso, noi non l'avevamo annoverato nella categoria dei fallimenti. Però mi chiedevo, prima di entrare nello specifico del progetto, al di là, cioè anche parlando in via generale, però, quanto pesa in termini economici la partecipazione, la costruzione, la partecipazione ad un concorso? Perché questo è un altro aspetto, cioè non è mica semplice, cioè dedicarsi a dei concorsi, no? Cioè, richiede anche avere una squadra e uno studio che possa farlo, immagino. Sì, soprattutto questo genere di concorso, no? Questo era un concorso in due fasi con una quantità di materiale da presentare incredibile, quindi è stato anche abbruciato molto anche per la quantità di tempo che abbiamo messo ovviamente nel progetto. E il tempo ovviamente poi si trasforma in denaro, no? Nel senso che comunque noi facciamo, penso, una media di 15-20 concorsi all'anno, che sono tanti. Di base noi abbiamo deciso di non avere un team fisso che fa concorsi, cosa che altri studi invece hanno, e questo semplicemente perché fare concorsi è un'attività molto faticosa rispetto a fare un progetto a dei tempi che ovviamente si conciliano male con la propria vita privata, insomma, diciamo così. Sì. Quindi, avendo uno studio che fa anche un po' del mantenere il gruppo, di avere un basso turnover, abbiamo visto che se una persona, dopo magari 2 o 3 anni che sta lavorando su un progetto, fa un periodo di 6 mesi di concorso, è molto felice, molto anche eccitato all'idea di ricominciare ad avvedere quella parte del progetto. E ovviamente invece chi lo sta facendo già da qualche mese, magari vuole andare a approfondire un progetto, vuole andare a vedere tutte le altre fasi, quindi questa alternanza che noi cerchiamo di creare anche in studio sulle varie fasi dei progetti e sui tipi di progetti che i nostri collaboratori affrontano anche sui tipi di concorso è così. Però vuol dire comunque investire tanto, cioè noi facciamo tanti concorsi, i concorsi, certo, poi dopo facciamo anche noi una media di quanti si vincono e quanti si perdono, però questa media è come la famosa storia del mangiare 2 mele o una, no? Ci sono degli anni dove ne vinciamo uno e ci sono degli anni dove ne vinciamo 6. E spesso è assolutamente impossibile da prevedere come cosa. Assolutamente, un caso specifico che è giusto emblematico però di tutto, una lunga premessa che abbiamo fatto che però era doverosa, perché il tema è veramente molto sentito ed è anche molto partecipato da moltissimi studi, devo dire, ed è il motivo anche per cui abbiamo pensato al tema dell'unbuilt.
è il progetto dello Human Technopole, giusto? Questo è esatto. Che è un progetto, appunto, anche perché, scusa, premessa un po' di tutti questi concorsi, cioè noi ne facciamo tanti, però è chiaro che ce ne sono quelli organizzati bene, che in qualche maniera prevedono anche un rimborso spese congruo rispetto a quello che è poi l'impegno che uno ci mette. E questo era uno di quei casi, nel senso che comunque sicuramente c'era una prima fase che non dava nessun genere di ricompensa, ma la seconda fase aveva una parte di rimborso spese anche per i partecipanti molto importante. E quindi è chiaro che la cultura del concorso in Italia è, dal mio punto di vista, molto bassa, no? Nel senso che spesso il concorso è semplicemente chiedere a 20 studi o a 15 studi, senza spendere una lira, un'idea, che va un po' a squalificare il nostro lavoro, no? Va un po' a rendere, chiediamolo anche a un sedicesimo o un ventesimo, tanto non mi costa niente, facciamo lavorare magari 80-100 persone sul nostro progetto e non spendiamo una lira. E i concorsi che a noi interessano sono quelli che ci permettono anche un pochino di approfondire il progetto, perché poi è anche difficile per noi fare un progetto abbozzato. Abbiamo una modalità di lavoro che prevede il fatto che il progetto sia molto sviluppato anche nelle fasi iniziali, e quindi per noi può diventare molto faticoso quel genere di concorso, appunto, con rimborsi spese basse o nulli, perché per noi è difficile fare, appunto, due disegnini così, diciamo. No, beh, certo, assolutamente. Ma spesso ci viene detto così, no, ma fate sì due schizzi, ma non è un modo di operare ormai, no? È proprio, il concetto è veramente quello di andare ormai a bilanciare tutta una serie di componenti del progetto, che vanno dal sistema costruttivo al budget, ai tempi di costruzione, a tutta una serie di cose che certo sono la base di un progetto che poi architettonicamente deve avere un valore, ma che se non vengono considerati fa perdere anche il valore al progetto architettonico. Certo. Quindi questo è un progetto che noi abbiamo sviluppato, penso, molto bene, e che aveva una serie di componenti per noi molto interessanti, non ultimo il fatto che avevamo appena lavorato su una ricerca sul legno, con cui avevamo anche pubblicato un libro che si chiama Il Legno, e quindi avevamo voluto proprio pensare a un edificio piuttosto alto per uffici che fosse tutto in struttura di legno, e questo ci sembrava già un elemento estremamente interessante, e lo è stato sicuramente per noi, perché è stato un modo proprio per andare a investigare tutta una serie di aspetti tecnici legati proprio a una costruzione in legno di queste dimensioni. E poi, come dicevamo prima, è stato un progetto, forse uno dei primi di questa portata, di questa dimensione, che ci ha anche un po' insegnato come fare questi concorsi, perché eravamo molto abituati a fare concorsi per sviluppatori privati, developer, che hanno tutta una serie di altre esigenze, e quindi eravamo ormai arrivati a capire qual era il modo per presentare i progetti a questo genere di clienti. Qui invece si parlava di un'opera pubblica, quindi si parlava di qualcosa che aveva un altro genere di vocabolario anche, no? Quindi certo. Sicuramente il progetto ci piace ancora tanto, però sicuramente adesso siamo diventati più bravi proprio anche a usare quel vocabolario che non è quello che usavamo qualche anno fa per i clienti privati. E quindi sicuramente è stato un progetto per noi fondativo di un'altra fase del nostro studio, no? Che poi si è concretizzato, noi crediamo, nella vittoria del Palazzo Sistema per la Regione Lombardia. Però quel progetto lì parte da qua, anche se è molto diverso, ma quel tipo di comprensione della committenza, della modalità di fare un progetto, penso che l'abbiamo molto sviluppato facendo questo progetto. Ma allora, diciamo che, volendo essere ottimisti fino in fondo, diciamo l'unica magrissima consolazione è che sicuramente questi progetti riescono a mantenere una forma di purezza che poi nell'esecuzione perderanno sicuramente, no? Perché mi sembra di capire che
i rapporti con le committenze varie, sia pubbliche che private, perché mi sembra che il problema sia abbastanza condiviso e orizzontale, e sempre anche lo scontro con i budget, che sono sempre diversi da quelli iniziali, mantengono una sorta di identità, come dire, vergine del progetto. Certo. È una magrissima consolazione, però almeno c'è. Questo progetto qua, nello specifico, anche, cioè, è recente, in che anni è recentissimo, direi? 2019, no? Proprio pre-COVID, sì. Pre-COVID, perché so che riguarda quell'area, insomma, che ha sì. coinvolto poi, diverse... Diciamo che ha bruciato molto, perché l'ha vinto poi uno studio con cui siamo molto amici, ma ovviamente brucia quasi di più, era un po' un derby di architettura, perché ha vinto i più ARC, che rispettiamo molto e che amiamo molto, però insomma, come spesso succede, quando è così brucia ancora un pochino di più, insomma. Beh. La guerra è guerra. D'altra parte, voglio dire, la concorrenza, cioè si può essere amici proprio quando si certo, no, come nello sport, infatti, no? Assolutamente. Cioè, no, infatti ho usato la parola derby per quello. Insomma. No, infatti, più che guerra, no, è proprio una questione sportiva, cioè si mantiene il grande rispetto dell'avversario, esatto. E però, insomma, cioè, si cerca di vincere. Volevo chiedere a Filippo per insomma, chiudere poi il discorso, questa dimensione un po' di partecipazione a questi concorsi, no? Prima di iniziare la registrazione si è un po' chiacchierato, un po' questa dinamica dove c'è spesso molta incertezza anche quando si vince un concorso. Che cosa è che non funziona, se c'è qualcosa che non funziona nel sistema? Cioè, ci sono delle dinamiche che, pur tenendo conto che non si può fare generalizzazioni, perché ogni caso è una storia a sé, che però, insomma, dovrebbero essere riviste alla base. Ma io credo che, devo dire, negli anni abbiamo visto che anche nei bandi pubblici c'è stato ed è sempre più, diciamo, si cerca di garantire sempre di più la tra virgolette, la pulizia del concorso. Ovviamente questa è alla base di tutto, cioè è inutile, ed è quello in cui noi speriamo sempre di non doverlo neanche mettere in discussione. Cioè, il fatto di avere delle giurie che sono assolutamente pulite, nel senso che non possono avere delle, no, delle imboccature, certo. imbeccature, piuttosto che, insomma, è ovvio, sono i temi che ai quali tutti quanti, iniziando dei concorsi, cerchiamo di non dovremmo neanche pensarci, non so come dire, non dovrebbe essere neanche un argomento di discussione questo. Sì, ma oltre a questo, dire che ci sono state anche negli anni, ma le sappiamo tutti, cioè, ci sono i casi di polemiche, no? su concorsi vinti, sì. E situazioni. Noi sinceramente in generale preferiamo evitare di entrare in polemiche di questo tipo, perché in ogni caso sono tutti territori veramente spinosi e nei quali è inutile neanche addentrarsi. Perché, ripeto, sono comunque questi concorsi delle macchine talmente grandi, anche a livello pre-organizzativo, no? Cioè, che si spera che comunque nell'interesse di tutti, soprattutto a un certo punto nell'interesse della collettività, visto che questi sono bene o male soldi pubblici, interventi pubblici o che hanno un'anima pubblica molto forte, si spera che ci sia una procedura che garantisca la buona conduzione dall'inizio alla fine. Quindi questo per dire che poi i dubbi uno li può sempre avere, ma speriamo sinceramente che siano sempre meno questi dubbi, e devo dire, nelle procedure pubbliche mi sembra che ormai si siano creati delle strategie proprio di controllo per evitare certi processi che potrebbero in qualche modo garantire effettivamente questo di cui stiamo parlando,
È vero che anche ultimamente si sono verificate delle situazioni nelle quali uno si può fare anche delle domande. Ecco, però penso che il tema è anche proprio del strumento concorso, perché... Sì, io in quello più che altro posto male la domanda. Cioè, lo strumento concorso di per sé ha delle criticità proprio di processo che dovrebbero essere messe a fuoco. Cioè, ad esempio, facevi prima riferimento, non sempre viene retribuita fino a un certo punto, quantomeno del concorso, cioè, proprio perché abbiamo visto che sono due mondi diversi. Appunto, noi abbiamo esperienza su tutte e due. Il mondo dell'operatore privato ha una serie di problemi che sono legati soprattutto a quello di magari non avere un rimborso spese significativo, chiedere a tutti gli architetti che vogliono partecipare di partecipare, tanto un progetto in più va bene comunque. Certo. Noi non siamo bravi a limitare queste richieste o comunque a creare un po' una difesa della professione, perché secondo me sarebbe giusto non partecipare quando appunto non è previsto un rimborso spese. E noi adesso non partecipiamo più a concorsi in cui non c'è un rimborso spese, perché è ovvio che, ma anche direi quasi anche simbolico, perché se è simbolico comunque devi aver deciso di invitare qualcuno e pagare quel qualcuno per partecipare al tuo concorso. Se non c'è neanche quello, passa uno e lo inviti, cioè non è che ti costa. Ah beh, certo, a quel punto tanto non ti costa e niente. Quindi il problema dell'operatore privato, se vogliamo, è un po' quello, no? È un problema di non capire che la fase del concorso deve essere sviluppata con una grande qualità e che quindi è giusto scegliere degli architetti e dargli la possibilità di sviluppare bene il proprio progetto e quindi mettendoci del lavoro che va pagato. L'operatore pubblico si divide, perché ci sono dei concorsi, come è stato questo, come è stato quello di Regione Lombardia, dove il progetto architettonico ha un peso molto importante e dove l'architetto è, diciamo, la forza motrice del progetto, ma noi vediamo tantissimi concorsi anche per operazioni molto interessanti, per edifici, per ospedali, così, dove in qualche maniera si subordina il progetto a quelle che sono competenze solamente tecniche, no? Quindi dove ci sono fatturati che contano, ma non la qualità del progetto, dove l'offerta conta più del progetto. E questo è qualcosa che, da un punto di vista proprio di politica nazionale, è disastroso, no? Nel senso che se non riusciamo a investire nella fase di progettazione, nella fase di concorso, e alla fine i progetti sono quello che sono, no? Sono magari funzionano, se vogliamo, da un punto di vista tecnico, ma poi sono dei progetti che inquinano, diciamo, visivamente il nostro panorama. E questo a tutti gli stadi, perché i progetti grandi spesso hanno questa possibilità di avere questa qualità, di avere una giuria di qualità, di avere un processo di qualità. Ma quelli che sono più difficili sono proprio i progetti più piccoli, quelli dove anche studi giovani, dove ci sarebbe la possibilità di far crescere, di far formare degli studi più piccoli e confrontarli con appunto dei concorsi fatti bene. E questo succede pochissimo. Quindi la piccola scuola, il piccolo municipio, cioè queste cose qui spesso vanno a finire in dei processi che inevitabilmente portano a una scarsissima qualità. Sei muta? Mi ero messa in mute. No, devo dire, molto interessante questa chiacchierata e molto molto importante, anche perché consideriamo adesso, no? Abbiamo visto anche con il PNRR tutta la serie di concorsi o di altre iniziative di questo tipo, le osservazioni che spesso avvengono in aree anche di provincia, le amministrazioni fanno fatica anche a gestirle. No? Sì, sì, spesso non hanno proprio le competenze. Non hanno le competenze. È un problema. Quindi, sì. Molto complesso. Bene, noi abbiamo concluso la nostra finestra di tempo. Vi ringrazio. Siete stati bravissimi, praticamente non abbiamo parlato neanche un secondo del progetto. Vabbè, guarda, tutto, avremo sì. Modo di... Beh, era molto... anche interessante appunto questa visione, questa tematica del concorso. No, le immagini le abbiamo fatte scorrere sotto mentre parlavamo.
Ma allora, un po' si raccontano, però ripeto, è veramente un progetto con un programma densissimo e anche molto complicato, nel senso che abbiamo dovuto anche studiare molto per imparare diciamo un territorio a noi quasi sconosciuto, no? E quindi questo ha generato tutta una serie di pensieri che noi abbiamo interpretati in una direzione che poi ha dato vita a questo progetto, se vogliamo, molto razionale, no? Proprio nello sviluppo di questi concetti di flessibilità degli spazi, eccetera. E poi, come si diceva prima, c'era l'utilizzo del legno, che per noi era diventato un po' un elemento proprio simbolico, anche un po' di una sorta di un nuovo modo di costruire questo tipo di progetti. E poi, volendo, veramente potremmo stare, se dovessimo entrare un po' nel dettaglio del progetto, non finiamo a sera, quindi credo forse abbiamo detto le cose più interessanti per quelle che è anche un po' la professione, più che avere il progetto, insomma. Ma sai, era importante non perdere questa opportunità, perché adesso non è che lo dico più piaggerita perché non mi obbliga nessuno a dirlo, però voi veramente siete uno degli studi che ho guardato con grande attenzione come studio di riferimento, no? Non soltanto per i progetti che realizzate, ma anche proprio per una vostra attitudine, un approccio al progetto, alle risorse umane, al modo di gestire tutto il processo. Quindi avere il vostro punto di osservazione su queste dinamiche che sono difficili da gestire per realtà come le vostre, potete immaginare, no? Studi con minore esperienza o anche con minori risorse, cosa significhi questo, era molto importante. Poi adesso magari riusciremo anche a organizzare un convegno proprio su questo tema del legno, mi vendo la pelle prima di averlo, insomma, credo che avremo modo magari anche di approfondire questo aspetto invece più progettuale, più tecnico, perché lo trovo molto interessante e ci metteremo d'accordo per questo. Per il momento vi ringrazio molto per la vostra testimonianza, preziosissima come sempre. Noi ci vedremo, credo, prima di Made, ma nel frattempo buon lavoro e grazie ancora. Grazie. Ciao, arrivederci. Un abbraccio, grazie, ciao.